prova recitazione per i ragazzi del Canto di Melito è andata, è la volta di vedere in scena i giovani artisti, i futuri attori, loro rappresentano la loro scuola, il Ferraris di Caserta, è la volta di Imma, Laura e Stefano, hanno scelto di presentare uno sketch tratto dallo spettacolo di Ditelo Voi dal titolo Odissea, guardate un po'. Oggi in arredo. Era una prova. Oggi in arredo. Avremo fornito, no? Oggi narreremo le vicende di Ulisse, re di Itaca, colui che con astuzia e coraggio conquistò la città di Trota. Troia. Sorata. Mamma. Mentre Ulisse camminava pellegrino, ad attenderlo al suo ritorno c'era Penelope. Figlio mio, sono quasi 20 anni che tuo padre a casa non ritorna. Non mi preoccupasse, mamma preoccupa. Non temere, madre, stop. Starà bene, madre, stop. Quante volte te lo devo dire? Ti chiami Telemaco, no telegrafo, strunzo. Ci sono ospiti di là per me. Sì, madre, stop. Sono uomini. Oh, falli entrare, voi ci dovrebbe fallere. Prego. Salve Penelope. Non chiamarmi Penelope, chiamami Pini. È più sicco. Non si cazzo, ma sicco. E allora salve Pene. Sappiamo da quanto tempo non vi vediamo. Da quanto tempo non vedi tuo marito. Ti manca una figura di un uomo al tuo fianco. E fosse tu l'uomo. Il calore di due braccia possenti che ti sostengano. Per questo io e i miei uomini siamo qui a chiedere a te la tua mano. Amana, sono 20 anni che non vedo mio marito e tu che vuoi a me? Amana, ma io mi sono scaricato la roba con pulito, ma vuoi trovare chi? Comunque, progetto, leggi bene, vado più sotto della mano che c'è scritto. Amania. Nel frattempo Ulisse era tenuto in ostaggio dalla ninfa Calippo. Calipso. È giunto Giorgio che oggi Giorgio la sciugiggia. Calipso, è giunto il Giorgio che oggi Giorgio la sciugiggia. No, non ho capito. Calimna, giai. E finalmente Ulisse piglia che la cazzo è zazzera. La zattera, ignorante. A zattera, cagiritti. A zattera. Ma proprio mentre. Mentre stavo pigliando l'arc, è arrivata una tempesta a Pordenone. Poseidone, animale. Leggi bene quando parli. Ma i vindoni adesso ne aiutano un capo. Mi manca mio marito. Ma non mi papà. Era padre di infatti. No, è che lo so, poi non lo so. Cos'hai? No problema. Allora, Imma, Laura e Stefano, Penelope per gli amici Pene. È grintosa lei. Dai, adesso dovete andare del backstage. Ci raccontate e dite a Linda e che ci guarda la casa che è successo. Io so. Backstage per voi, vai ragazzi. Finita anche la terza prova di recitazione, siamo con i rappresentanti dell'Isis Ferraris di Caserta. Ragazzi, com'è andata secondo voi questa prova? Poteva andare sicuramente meglio, però dai, non ci possiamo lamentare, almeno improvvisazione. Vabbè, in recitazione vale anche questo, il saper improvvisare. Sei sottoscritto. Dai, non è vero, siete stati molto simpatici, almeno da mio avviso. Vabbè, siete giovani, avete tanta strada davanti, quindi faccio un in bocca al lupo, spero di ritrovarvi in finale. Grazie, come speriamo anche noi. Quindi vi saluto e vi ringrazio. Noi andiamo da Marcello e Rachele a vedere cosa succede.